Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati all'appuntamento fisso oramai su Stadio Radio, giornaliero, sulla pagina Facebook di Stadio Radio e sul canale YouTube. Antonio Blefari con voi per parlare di calcio dilettantistico e quest'oggi lo facciamo con un gradito ospite che è l'avvocato Romeo, Francesco Romeo appunto del San Luca, dirigente del San Luca. Buonasera avvocato. Buon pomeriggio a tutti voi. Ben trovato. Parliamo di questo momento che stiamo subendo, purtroppo tutti quanti. Ora diciamo che il peggio forse alle spalle, oggi si è aperta una nuova fase, fase 2, che ci dovrebbe portare pian pianino a quella che forse la sconfitta, ce l'auguriamo chiaramente, di questo coronavirus, di questo Covid-19 che ci ha tenuto in apprensione. Questo chiaramente il tema principale era la salute pubblica. Avvocato, ci stiamo riuscendo, poi chiaramente ci sono i temi da affrontare come quelli relativi appunto al destino del calcio dilettantistico calabrese e non solo. Hai detto benissimo, sì, la cosa principale è la salute, però ancora non sappiamo nulla, non sa nulla né il governo né l'OMS né i vari scienziati, non sappiamo se si ritornerà alla normalità e quando si ritornerà. Speriamo al più presto possibile, speriamo bene. Poi per quanto riguarda le sorti calcistiche, noi voglio dire ci atterremo alle decisioni che prenderà la Lega Nazionale Dilettanti, la PGC e compagnia bella. Sì, c'è da attendere le decisioni in merito a quelle che saranno le sorti del calcio in generale, si andrà per gradi, perché insomma vedremo cosa si sceglierà di fare per i professionisti. Il punto interrogativo è per la Serie A, dove c'è una speranza affinché si possa tornare in campo, anche se da molte parti, come anche il Ministro della Salute, insomma al momento non ne vuole proprio parlare di una eventualità del genere, quindi di vedere la Serie A nuovamente in campo. Per i dilettanti oramai sembra solo esclusivamente una formalità, è d'accordo sul fatto che non si possa tornare a giocare? Ma infatti sarà molto difficile per i professionisti, per la Serie A, figuriamoci per i dilettanti, però in ogni caso noi saremmo pronti a ripartire pure la settimana prossima, cosa che la vedo abbastanza dura. Comunque speriamo bene. E poi ti volevo dire una cosa, ho sentito i vari dirigenti, i vari presidenti, si parla di che sarà molto difficile ripartire, addirittura ripartire anche a settembre. A questo punto io sono dell'idea che bisogna sospendere tutto e riprendere il prossimo anno. Sì, vedremo come un grado, un passo alla volta, come si suol dire. Intanto volevo chiedere all'avvocato Romeo, insomma, se teme anche questo ritorno, questa fase 2, se teme questa fase 2 e teme anche la possibilità di un ritorno, di una seconda ondata di contagi. Io mi auguro di no, speriamo di no, perché se fosse così sarebbe una cosa tremenda per tutta la popolazione, specialmente per noi qua in Calabria, che a livello di sanità non è che siamo messi tanto bene, anzi fino adesso siamo stati fortunati, perché i contagi, se ci sono stati minimi. Se fosse accaduto qui da noi, la cosa che è successa al nord, non saremmo stati pronti per affrontare questa pandemia, perché non sta anche a dirlo, a livello di sanità non siamo messi bene.
Sì, purtroppo strutture carenti, questa situazione ha posto ulteriormente l'accento su sulle difficoltà che abbiamo nella Locride, ma in generale nel sud Italia, in Calabria soprattutto, insomma, strutture che chiaramente dovesse verificarsi un'emergenza come è accaduto in Lombardia, sarebbe un vero e proprio dramma. C'è il rammarico anche in casa San Luca per questa possibilità, insomma, di non poter giocare fino alla fine questa stagione. Grandissimo rammarico sia da parte della dirigenza del San Luca, ma soprattutto dei nostri tifosi, perché i nostri tifosi eravamo, come si può dire, il miglior periodo, e purtroppo hanno visto interrotto questo sogno qua, che avremmo voluto conquistarlo, diciamo, sul campo, per come sin dalla prima giornata abbiamo dimostrato di militare. Però purtroppo è capitata una cosa a causa forza maggiore, una cosa dall'intero mondo. Nessuno si aspettava una cosa del genere, però è capitata. Pazienza. Chiaramente l'augurio per voi è che si creino le condizioni, chiaramente, perché il San Luca possa giocare la Serie D il prossimo anno. Pensa, insomma, possono creare anche condizioni per accontentare, come anche la meriterebbe, immagino, lei può confermare, anche la Regione Mediterranea, magari di avere la possibilità di giocare la Serie D. Alla fine era lì vicino a voi e subito anche la Reggio Med questo stop, diciamo. Noi, come ha detto tante volte il nostro presidente, la Corte Giampaolo, noi siamo pronti ad affrontare la Serie D, siamo una società abbastanza sana. Poi, per quanto riguarda la Reggio Mediterranea, credo che merita anch'essa, diciamo, la promozione nella Serie D, perché ha una dirigenza composta da ottimi lamenti da serie che da tantissimo tempo che fanno calcio e hanno dimostrato veramente di meritare di andare in Serie D. Sì, vedremo cosa deciderà la Lega Nazionale dei Dilettanti. Chiaramente bisogna guardare anche al futuro. La gestione del prossimo campionato per molti aspetti sarà difficoltosa, dalla ricerca di sponsor, dall'aspetto sanitario. Ancora non è chiaro come ci ritroveremo in autunno, se continuerà questo obbligo del distanziamento sociale. Sarà difficile anche, potrebbe essere difficile anche far partecipare un pubblico come nel caso di San Luca caloroso, che segue in massa la squadra. Sarebbe un vero peccato, avvocato. Bravissimo, quello è il problema, che c'è la massima incertezza, non si sa quando si può ripartire, come si può ripartire, niente. Poi, per quanto riguarda gli sponsor, diciamo, non è che siamo una società che abbiamo il paperone del paperone, come si suol dire, è una società che vive sulla sponsorizzazione, l'attributo che danno, il grande contributo che dà il pubblico con gli abbonamenti e con la presenza sportiva. Per il resto, voglio dire, siamo un gruppo di soci abbastanza volenterosi, però per questi soci non è che c'è il mandato di turno. Se ci troviamo qua, grazie pure ai vari sponsor che ringrazio pubblicamente per l'apporto datoci fino adesso. Avete già eventualmente delle proposte, ora, a prescindere se sia Serie D, quello che sarà, insomma, l'auguro chiaramente che possiate giocarla la Serie D, però per la prossima stagione, quale proposta potreste avanzare per contenere l'impatto economico, le difficoltà che ci saranno inevitabili per tutte le società? Noi, per esempio, un'ipotesi che per esempio ha avanzato Vincenzo Tarsi nel caso della Serie D, per esempio, magari fare qualche girone in più, però evitare di coinvolgere più regioni e coinvolgere, che ne so, solo due, per esempio Calabria e Sicilia o Calabria e Campania, è una cosa percorribile secondo Romeo?
Secondo me sì, io sono del parere che si potrebbe fare un girone unico della Sicilia e poi la Calabria e Basilicata, e per rendere le cose molto più semplici, soprattutto per quanto riguarda le trasferte. Poi io proporrei di eliminare completamente il campionato juniors a livello regionale e di limitarlo, diciamo, a livello regionale, perché non è una questione economica, ma è una questione di... Io ho saputo, ad esempio, in Vercella ho altre squadre di Serie D che andavano a fare le trasferte con 7-8 ragazzi, però non è una, diciamo, il problema economico è questo, ma un po' di numerico, perché ci sono ragazzi che vanno a scuola e magari non hanno la possibilità, o comunque i genitori non gli permettono di andare in trasferta il giorno prima, e di conseguenza uno si ritrova con diciamo una rosa abbastanza rosicata. Andare a fare le trasferte così con 7-8 elementi, tanto per, non è giusto. Sì, è chiaro, è un campionato che in qualche modo andrebbe ridimensionato, però cercando di creare anche maggiore spazio per i giovani, comunque in prima squadra. Questo potrebbe essere anche una soluzione per contenere i costi il prossimo anno, o servirebbe magari anche, che ne so, fissare un tetto di utilizzo degli over. Io, secondo me, bisognerebbe fare al contrario, di fare, diciamo, una norma relativa, diciamo, alle rose, di consentire alle società di poter inserire 3-4 ore e il resto tutte under 21 e non under 19, e sarebbe una soluzione migliore. Si parla di iscrizioni gratuite, di prestiti per sostenere le spese in vista della prossima stagione, prestiti per le società da rimborsare a lungo termine, saranno sicuramente utili. Chiedo se secondo l'avvocato Romeo saranno anche sufficienti. Secondo me sarà un grandissimo aiuto, ma non sarà, diciamo, la soluzione per risolvere, diciamo, tutti i problemi a livello economico, perché noi sappiamo, non abbiamo mai fatto di loro la Serie D, però sappiamo che fare un'eccellenza come la sta facendo noi ci vogliono dei soldi e grossi sacrifici. Andando ad affrontare la Serie D, diciamo, il budget aumenta, anche in considerazione del fatto che bisogna fare delle trasferte dove tu devi andare il giorno prima per poter arrivare, diciamo, ad un orario consono. È chiaro, molto complessa la gestione di una Serie D. È stata una stagione straordinaria questa di vissuta dalla San Luca nel campionato di eccellenza, una finale di Coppa Italia regionale, e ancora in corsa per questo torneo che chiaramente si fermerà, molto probabilmente si fermerà il campionato, sarà difficile proseguire questa avventura. Un altro ulteriore rammarico su questa stagione. Guarda, noi da 2 anni che stiamo facendo delle cose eccezionali in promozione, abbiamo battuto record su record. Quest'anno, oltre a fare un campionato eccezionale, abbiamo vinto anche la Coppa Italia, e a questo punto io direi che meritiamo veramente di andare in Serie D. Ce lo meritiamo, lo merita la società, lo merita il pubblico e lo merita il paese di San Luca. Avvocato, con il tecnico vi siete più sentito, con De Angelis? Con Mr. De Angelis ci sentiamo quasi tutti i giorni. Ora lui in questi giorni dovrebbe venire a San Luca per sistemare un po' di cose, per ritirare, diciamo, un po' di robe che aveva lasciato in appartamento, e per discutere un po' pure sul da farsi per quanto riguarda il futuro prossimo.
insomma, si va verso la riconferma quasi quasi. Vi state un po' iniziando a mettere su qualcosa nella prossima stagione, e questo lo diciamo anche, avvocato, per allontanare sempre più quest'incubo del Covid, no? Perché ci distraiamo pure così, ma alla fine penso che qui sotto qualcosa c'è pure. Allora, Antonio, per quanto riguarda l'incubo Covid, voglio dire, noi non possiamo sapere nulla. In base a quello che sentiamo dai vari esperti, eccetera, eccetera, dovremmo convivere ancora per un bel po', fin quanto troveranno, diciamo, un vaccino o un farmaco idoneo a poter, diciamo, bloccare questa maledetta influenza. Sì. No, il senso era della mia domanda, no? È per cercare di guardare anche avanti, lasciandosi alle spalle il Covid, no? Tornando al discorso del Sì, quello sì. Per quanto riguarda il futuro, noi abbiamo le idee abbastanza chiare, avevamo già parlato con Mr. De Angis ad un, diciamo, programma a lungo termine, una volta raggiunta la Serie D, anche perché noi sappiamo che lui è un tecnico, oltre ad essere un tecnico esperto, ha fatto già la Serie D, ha avuto pure la possibilità, se non mi sbaglio, ha allenato pure il Cosenza in Serie C1, è abbastanza esperto per poter affrontare il campionato di Serie D. E poi per l'altro caso è un tecnico che gli piace lavorare, diciamo, con i giovani. Sì. Sì, su cui inevitabilmente bisognerà partire. Giovani del posto, del comprensorio, questa è un'altra ricetta a cui molte società si affideranno per contenere i costi. Guarda, per quanto riguarda i ragazzi del posto, per me, per noi è differente, perché noi è da 3 anni che abbiamo questi ragazzi argentini che si sono integrati alla grande e si comportano come se fossero ragazzi del posto, educatissimi, non mancano mai, diciamo, non saltano mai l'allenamento, niente, per noi è differente. Poi se uno riesce ad avere, diciamo, gente del posto, addirittura di Saluta, sarebbe meglio per, diciamo, contenere come soldi di costi. Sì, è una delle soluzioni. Bene, avvocato, chiaramente i temi pressoché sono questi, si attendono le novità soprattutto dall'alto, dalla FIGC, dai tavoli che ci saranno nella politica del calcio nazionale, e finché si arriverà anche a decidere il destino anche dei tornei dilettantistici. Intanto è stata spostata ancora il termine della chiusura delle attività, cioè del blocco delle attività, fino al 18 maggio, come se quasi si potesse tornare a giocare, però il senso non è questo della cosa, almeno ci pare di capire. Quindi dobbiamo rinviare a più avanti, insomma, i destini di questo torneo. Per concludere, vuole dire qualcosa? Io innanzitutto sì, spero che questa settimana abbiamo, diciamo, delle certezze, se verranno cristallizzate le classifiche, se verranno prese altri tipi di decisioni, speriamo, se dipendesse da noi dobbiamo continuare il campionato e vincere sul campo, non a tavolino. Poi per quanto riguarda innanzitutto vi volevo fare i complimenti per la ottima trasmissione, per la possibilità che ci date magari di stare sempre concentrati, sia il programma che stai facendo tu, sia quello che stanno facendo Emilio Rux assieme a Mimmo Toscano. Poi il pensiero mio lo vorrei rivolgere ai nostri tifosi, che magari sul più bello è stato interrotto un sogno. Io mi ricordo l'ultima partita che abbiamo fatto in quel di Giarre, dove c'erano, diciamo, al seguito 2 pugni di tifosi oltre a una 50ina di macchine, e sono ritornati a San Luca con una grandissima soddisfazione dopo il passaggio del turno. È un sogno che è stato infranto, perché il calcio oltre ad essere una cosa molto importante sul sociale, specialmente in un paese come il nostro, come San Luca, che ha bisogno, diciamo, di queste cose,
positive, il nome di altro, è stato per virgolette un sogno infatti che speriamo che continuerà, se non in questa stagione, alla prossima stagione in Serie D. Bene, grazie Avvocato per le belle parole e il pensiero che ha avuto nei nostri confronti. Chiaramente ci uniamo ai saluti ai tifosi del Saluca con l'augurio che insomma si possa tornare in campo per tutti, non solo quelli del Saluca chiaramente, e tifare la propria squadra. Voglio citare anche l'Abruzzimu Cosenza, che è società appunto di Cosenza che milita in prima categoria, che ieri con una nota ha sottolineato insomma come il calcio senza tifosi non ha sapore, non ha lo stesso gusto, Avvocato. Infatti, come per fare un altro esempio banalissimo, però è sempre è come se tu saluti una Ferrari, la vai a mettere in moto, però non c'è benzina e devi stare fermo. È la stessa cosa. Grazie Avvocato, buona serata, alla prossima. Buona serata, buona serata anche ai nostri telespettatori, grazie per l'ascolto prestato. Al prossimo appuntamento.